Eccoci, tornate amici su Vipentech Channel. Oggi andiamo a vedere un video di un tank gigantesco assolutamente, da Voltrov. Attenzione, abbiamo il Voltrov V2 41 mm. Allora, Voltrov V2, quindi versione 2 di questo tank da 41 mm, che è gigantesco, signori, gigantesco. Ha un doppio sistema di areazione delle coil, quindi più grande e più piccolo. Vedete qui, tagliera. Doppio tank, per cui questo è il vetrino da 10 ml, cioè anche in dotazione, poi vedremo quello da 30 ml. E noi adesso andiamo a fare il nostro unboxing, ma prima, come sempre, la nostra sigla. Bene, eccoci con lo spacchettamento della nostra scatolona del Voltrov V2 41 mm RTA. Questa è la scatolina. Qui abbiamo il simbolo di Voltrov sotto, 41 mm RTA V2 Voltrov, e sotto abbiamo un warning, che sono i soliti warning per tenere lontano dai bambini, dagli animali, dai minori, e c'è una raccomandazione: disassemblare e pulire bene l'interno del nostro tank prima dell'utilizzo. Ok, andiamo ad aprire la scatolona. Al suo interno troviamo spare part con viti di ricambio e o-ring di ricambio, una marea di o-ring, camino aggiuntivo per il vetrone da 30 mm di capacità, una brugola per l'installazione delle coil sul tech. E adesso andiamo a prendere il nostro mega tank, eccolo qua. Allora, costruzione massiccia, tutta in acciaio, ovviamente tutte le parti in acciaio a parte il drip tip, che è in Derrin, e ovviamente i vetrini, che sono in plastica. Prima cosa da dire: il tank in questa configurazione, quindi col vetrino da 15 ml invece che quello da 30, e in questa configurazione con il vetrino, quello con la capacità minore, pesa da solo a secco 250 grammi. Quindi abbiamo la parte soprastante dove andremo a fare il nostro refill, svitando completamente il top cap. Ecco qua le due ausole gigantesche per fare il refill. Qui abbiamo la regolazione dell'aria, che prevede due modalità, cioè tutta aperta, così, con i fori all'interno molto grandi, vedete, da una parte e dall'altra, oppure un taglio sulla ghiera della regolazione dell'aria, che porta dei fori un po' più piccoli. Sotto abbiamo la scritta Voltrov con il numero seriale, pin con attacco 510, per niente sporgente, quindi attenzione, qui bisognerà usarlo con cautela. Dobbiamo svitare la parte sottostante, e qui abbiamo il nostro deck. All'interno, qui vedete i quattro fori giganteschi per far entrare il liquido, doppia tenuta con gli o-ring, e questo è il nostro tech con due torrette enormi, quindi velocity style, diciamo. Questa è la vaschetta all'interno dove andrà messo il cotone da una parte all'altra, isolamento del positivo, campana, anch'essa ovviamente tutta in acciaio, eccola qui. Le finiture, ragazzi, sono fatte veramente bene, comunque, direi di tutto, adesso è anche un po' sporco che l'ho utilizzato un po', però voglio dire. E qui vedete che c'è il camino dove uscirà il nostro vapore, e che vapore. Allora, svitando ancora la parte soprastante, cosa succede? Succede che qui abbiamo lo ring che tiene praticamente in chiusura ermetica il vetro, una volta che noi andiamo ad avvitare la parte sovrastante. Questo è il camino da utilizzare con il vetro più piccolo. Se vogliamo utilizzare il vetro, questo qua, che apporta il nostro tank a una capacità di 30 ml, andiamo a svitare il camino installato e andiamo ad installare quello
più lungo, andiamo a mettere il nostro tencone sopra e poi avvitiamo la parte soprastante. Ecco qui il nostro tank nella versione con vetro da 30 ml di capacità, veramente impressionante. Ok, adesso sono andato a rimettere la configurazione, quella da 10 ml. Ok, ho installato il nostro deck su una tab, adesso devo installare le due resistenze. Eccoci qui installate le due resistenze, due Clapton, che in totale fanno 0,22 ohm, qua non si vede perché ci sono le luci, però ve lo dico io che sono 0,22 ohm. Quindi adesso andiamo a fare le prime attivazioni. Ok, l'abbiamo messa su una box, così almeno riusciamo anche a regolare meglio. Ecco qua che ci siamo con le attivazioni, c'è un piccolo spot qua, ma adesso lo sistemiamo. Ok, possiamo aspettare che si raffredda e andare a mettere il cotone. Kendo Vape Cotton Gold Edition per questo mega tank. Ok, baffetti pronti, andiamo a tagliare le eccedenze. Qui bisogna tagliarle un po' abbastanza a filo del deck, anche perché lo spazio tra la fine della coil e il deck non è tantissimo, quindi non serve tantissimo cotone, anche perché poi il liquido entrerà tranquillamente e il cotone verrà tranquillamente e correttamente bagnato. Ok, inserito il cotone, adesso andiamo a bagnare adeguatamente tutto. Qua siamo a posto, adesso andiamo a montarci il tank sopra e a riempire con il liquido. Ecco, deck in posizione. Ora io consiglio che vi do, mettete qualche goccia di liquido qui nei buchi, nei fori dove passerà poi il liquido stesso, in modo tale che il cotone già si impregna così e non avete problemi dopo. Adesso andiamo a chiudere. Qui sotto avete la regolazione del liquido, eccola qui, tutto aperto, quindi adesso ovviamente noi lasciamo tutto chiuso, che combaciano questi due simboli. Ok, su Nexus Mini non è che vada molto bene, come potete vedere ci vuole una box un po' più grossa, però preferisco usarlo in elettronico. Ecco fatto, riempito di liquido, chiudiamo. Quindi adesso possiamo aprire con del liquido, qui vedete le bolle che cominciano a scendere, abbiamo aperto anche fuori dell'aria e quindi siamo pronti per tornare su e fare le conclusioni. Rieccoci tornati dopo l'unboxing. Allora, avete visto, a parte il peso, a parte che è gigantesco, questo è un SX Mini, attenzione, quindi è in mano l'SX Mini, veramente senti che ondeggia praticamente la box, se con questo peso sopra da 250 grammi a vuoto, ok? Vabbè, con il liquido e le coil è poco di più, è una bestia ragazzi, è una bestia. Non vi sto a dire, non vi consiglio se comprarlo o meno, io l'ho preso perché ero curioso di vedere com'era un attenuatore così grande, così gigante. L'ho usato anche, prima ho detto che non l'avevo mai usato, ma in realtà sull'elettronico, sul meccanico l'ho usato qualche volta sull'Hammer of God, però con resistenze ancora più alte, da 0,4 più o meno, questo qua è un 0,22-25 alla fine, metto fuori poi il riscaldamento, 0,28 dopo il riscaldamento delle coil, tutto quanto, cioè, per carità, aromaticamente non è neanche male per essere così gigante, così grosso, così pesante. Dov'è sta la cosa qua? Secondo me questo qui è un tank all'americana, come dico io, perché se ci mettete il tank, quello che contiene fino a 30 ml di liquido, andate avanti praticamente un giorno e mezzo, due, no? Quindi adesso, voglio dire, dipende sempre come svappate, però per dire, avete un'autonomia esagerata. Certo che il peso è veramente, veramente troppo importante, se volete, ok? Che altro aggiungere? La costruzione è fantastica nel senso stretto del termine, perché è massiccio, perché non ha un'imperfezione, se vogliamo, a livello di costruzione. Bisogna stare un attimino attenti con le torrette, perché soprattutto dove c'è l'isolatore tende un po', dopo tanto utilizzo, a rovinarsi un po', e quindi c'è il rischio che poi l'isolatore si spacchi. Non posso consigliarvelo se prenderlo o meno. Se vi piace, voglio dire, avere un tank gigantesco, che poi qui ragazzi io ci ho messo delle coil da 3 mm, qua ci stanno anche da 4, quindi qui potete andare anche a vantaggi veramente importanti a livello di cloud, però non so se il gioco vale la candela, ecco. Diciamo che dipende a che prezzo lo trovate e dipende da quanto voi siete attratti da un certo tipo di tank costruito in questo modo, con queste dimensioni e soprattutto con questo peso. Per cui fatemi sapere se per caso vi interessa
e avrete intenzione di acquistarlo o meno, o di averlo, di provarlo, magari qualche vostro amico ce l'ha. Noi, come sempre, con la super mega sbatattona del nostro Voltro V2 gigantesco 41 mm, ci vediamo al prossimo video e io vi saluto.